5.000 euro in 16 giorni gli incassi di Basilica e Musei, grandi mostre presentate agli insegnanti. Visita d'eccellenza a Rete Veneta, il prefetto di Vicenza, ospite della nostra redazione. Dopo la morte dei due cigni del parco comunale, minaccia al sindaco Branco, farai la stessa fine. Il sindaco di Vicenza contro il cannabis shop, io sto con Salvini. Il venditore alle prese con tante carte, loro scappano con la merce senza pagare, presi due croati. Entro fine maggio il via i lavori per la nuova condotta d'acqua in arrivo dalla centrale di Belfiore. Questo è TG Vicenza, buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati con la nostra informazione. Lo avete sentito anche dai nostri titoli, incassi record durante le scorse festività alla riaperta Basilica e agli altri monumenti cittadini. In Basilica la presentazione del programma delle grandi mostre agli insegnanti provenienti da tutta la provincia. Sentiamo. Con la cultura si mangia e come se in casa hai una basilica palladiana, un teatro olimpico, una chiesa di Santa Corona, i musei civici. Lo dicono gli incassi del comune in 16 giorni, dal 19 aprile, venerdì santo, al 5 maggio. 145.000 euro. La sola basilica, anche senza mostre, fa notare il sindaco, ha generato incassi per 21.600 euro. C'è tutto il lavoro degli uffici comunali, dei consorzi a Vicenza e intorno, quindi un'organizzazione turistico-culturale che ormai gode anche di un'esperienza importante pluridecennale. Chiaramente stiamo potenziando questi investimenti per far sì che Vicenza sia protagonista dal punto di vista culturale nel mondo. Somme importanti che il Comune reinvestirà anche nella cultura. Nei 16 giorni del rilevamento la Basilica di Palladio è stata visitata da oltre 7.200 persone, pur come detto senza grandi mostre e pure, sottolinea non senza ironia Rucco, senza bar, servizio per il quale è in corso la gara per la gestione. Tra i turisti presenti in città durante le feste in costante crescita, francesi, spagnoli e russi, prima nazionalità per numero di presenze negli alberghi, quella cinese. Tornando in Basilica, porte aperte agli studenti in occasione delle grandi mostre che proprio in Basilica il sindaco ha presentato ai docenti delle scuole di tutta la provincia. Aprire non solo ai turisti da fuori città ma anche ai vicentini della provincia, quindi anche ai ragazzi, la possibilità di avere un approccio con la cultura. E siamo soddisfatti anche della risposta degli insegnanti che porteranno all'interno degli istituti scolastici e ai loro ragazzi questa proposta culturale. Li aspettiamo quindi nelle mostre a partire di quella di dicembre 2019. Oggi visita d'eccellenza alla nostra redazione. Ci sono visite a Rete Veneta. Nella redazione di Vicenza arriva il prefetto Pietro Signoriello. Ecco che entra nella nostra sede di via Zamenhof. Si è insediato come rappresentante del governo a Vicenza il primo aprile. Casertano, 54 anni, era vicario a Treviso, dove Antenna 3 è la TV locale più vista. Quindi conosce bene Media Nord-Est, il più grande gruppo televisivo del Triveneto che riunisce anche Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4. 7 redazioni in tutto il Nord-Est, 2 nel Vicentino, Vicenza la sede più nuova, Bassano la più storica. Grazie a voi davvero di avermi ospitato, insomma, bella la vostra redazione e verrò sicuramente a conoscere quella di Bassano. Pietro Signoriello è un prefetto giovane, conosce bene i meccanismi della comunicazione e dà grande importanza all'informazione. Credo che la possibilità di fare squadra tra pubblico e privato e quindi in questo caso anche tra mondo delle istituzioni e mondo della comunicazione ci dia una marcia in più e insomma ci consente di realizzare meglio gli obiettivi che ci preponiamo, che poi alla fine sono gli stessi per entrambi, nel senso che comunque noi curiamo l'interesse pubblico. Il nostro progetto, un telegiornale che non cala le notizie dall'alto verso il basso, ma al contrario, le porta dal basso verso l'alto, dando voce ai cittadini, interpretando il comune sentire e rappresentando le istanze della gente davanti alle autorità competenti, cercando sempre di offrire un punto di vista inedito, critico, costruttivo, onesto e concreto, lo trova favorevole. Pur con strumenti diversi ci occupiamo delle stesse cose. Il nuovo prefetto inizia a raccogliere le prime sensazioni da Vicenza, la città che adesso è la sua città.
Direi che l'impressione è molto positiva, sia di Vicenza città ma in genere di questa provincia. È un contesto particolarmente laborioso, è un contesto dinamico, frizzante quanto basta, e penso che ci siano ampi margini per poter lavorare bene. Una delle prime tappe per il nuovo prefetto sarà quella del 2 giugno. Pietro Signoriello, per la festa della Repubblica, ha un progetto inedito. Una parte significativa delle cerimonie di quel giorno si svolgerà a Campo Marzo. È un luogo che è quasi espressione nei viali e anche nell'estensione dei parchi di una grandeur francese. È un polmone verde eccezionale, peraltro, che è elemento di congiunzione tra il luogo principe di arrivo, cioè la stazione, e il centro della città. Secondo me è un posto stupendo. Io penso che bisognerebbe riappropriarsi di questo contesto. Io la ringrazio per la visita che ci ha fatto e le rinnoviamo tanti auguri e un grande in bocca al lupo per la sua esperienza qui. Ovviamente dal punto di vista della comunicazione noi di Rete Veneta ci siamo. Grazie davvero, io confido che questo rapporto di collaborazione, pur nell'ambito del rispetto dei reciproci ruoli, si consolidi sempre di più. Davvero una visita d'eccellenza alla nostra redazione. Andiamo avanti. Ieri sera a Focus è stato ospite Nicolas Micheletti del Partito Animalista Italiano. Ha parlato anche di immigrazione. Sentiamo che cosa ha detto. Perché c'è l'immigrazione? L'immigrazione c'è perché noi andiamo nel terzo mondo, prendiamo questi paesi, li prendiamo le terre a prezzi stracciati, cioè, noi trasferiamo le loro culture per fare degli animali che ci mangiamo in Italia. Noi non produciamo qui tutti i mangimi, noi importiamo oltre l'80% dei mangimi dall'estero, dai paesi poveri che sfruttiamo, okay, che potrebbero coltivare il loro cibo, e invece questi paesi sono coltivati a fare monoculture per la soia, i cereali, l'ONU ha detto che ci saranno entro il 2050 un miliardo di migranti climatici. È un tuo zio, ok? Della Sardegna. Un miliardo, cioè, questo vuol dire che te, per quanto puoi respingere uno, due o tre barconi, tra qualche anno si parlerà di milioni di migranti in Italia. Quindi la soluzione che riporta lui è esatta. Noi dobbiamo fare degli accordi con questi paesi e fare dei piani di sviluppo e non puoi respingere due o tre barconi. Cioè, voi state prendendo tempo di un problema che sarà sempre peggiore. Invece la sua soluzione è una soluzione alla radice. Quello che dice lui è perfettamente esatto. Cioè lui ha detto di dialogare con questi paesi e creare dei piani di sviluppo. L'Africa è il continente più ricco al mondo, non ha bisogno di noi per crescere. Cioè, questo paese ce la fa. Il problema è che tutti vanno in Africa a rubare le risorse e poi loro vengono qui perché ovviamente noi l'abbiamo tolto tutto. E adesso il caso dei due cigni morti nel parco comunale a Recuaro Terme. Uno dei due quasi sicuramente è vittima di bastonate. Sono arrivate minacce al sindaco. Minacce di morte al sindaco di Recuaro, Davide Branco, a pochi giorni di distanza dal decesso dei due cigni del parco in centro al paese. Il maschio quasi di certo morto a bastonate, la compagna di crepacuore pochi giorni dopo. Dovresti fare la loro stessa fine, ci sarebbe stato scritto in una mail inviata al primo cittadino. I carabinieri indagano, il sindaco non si spaventa, anzi. Senza dubbio andrò fino in fondo in questa faccenda, perché bisogna imparare, moderare le parole e mantenere sempre un comportamento civile. Tutta colpa forse di un comunicato ufficiale del primo cittadino recoarese che commentava quanto successo ai due animali come uno specchio di una società in regressione. Un danno alla comunità recoarese balzata alle cronache nazionali per un fatto tragico, quando da tutti è conosciuta per l'ospitalità e la gentilezza. Oppure Branco ha tirato su di sé le minacce quando nel comunicato ufficiale ha ricordato i molti anni di volontariato a favore degli animali. Certamente mi ha colpito molto perché tutti conoscono la mia profonda anima animalista e ambientalista. Utilizzare questa tragedia per darmi delle offese veramente nemmeno nominabili e soprattutto minacciare morte, cosa che comunque non mi preoccupa perché sicuramente è il gesto di qualcuno, mi ha lasciato veramente perplesso. Intanto nel laghetto del parco ad accogliere i turisti e a sorprendere i bambini ci pensano i figli della coppia, ma sapendoli orfani tutti sorridono un po' di meno.
Vediamo il tema del nostro TG, linea aperta. Avete un problema davanti a casa, ditelo al vostro sindaco. Attendiamo come sempre tutte le vostre segnalazioni all'indirizzo mail oppure con un messaggino al numero che state vedendo nella grafica del TG, linea aperta. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, appoggia la lotta del ministro Salvini contro la droga libera e persino contro i cannabis shop. La Lega contro la cannabis. Con questo post su Facebook Matteo Salvini lancia un messaggio al Movimento 5 Stelle. Dico a Luigi Di Maio che combattere la droga significa anche combattere la mafia, come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica. Mi aspetto che il senatore dei 5 Stelle, Mantero, ritiri la proposta della droga libera. Non è nel contratto di governo e non voglio lo Stato spacciatore. Nel giro di poche ore la battaglia politica contro la droga arriva anche al Veneto e la discussione si allarga anche ai negozi della cosiddetta cannabis leggera, quella che, va specificato, non ha principio attivo. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e quello di Treviso, Mario Conte, diffondono un comunicato ufficiale in cui scrivono: «Sosteniamo con forza la battaglia del ministro dell'interno Matteo Salvini per la chiusura di tutti i cannabis shop che non fanno altro che incentivare il consumo di sostanze illegali. In un momento storico in cui si è abbassata l'età media di primo consumo di sostanze stupefacenti e in cui i giovani hanno facile accesso allo sballo, è necessario bloccare la diffusione di questi negozi. La droga, concludono i due sindaci, non è light, non è aggregazione e non è divertimento, è soltanto distruzione. Concetto che Francesco Rucco ribadisce con questo videomessaggio che manda a Rete Veneta. I negozi di cannabis store sono negozi che vengono ammessi dalla legge, ma vendono un prodotto che è assolutamente una droga leggera. E la droga leggera come una droga pesante non va bene, va contrastato il fenomeno. Contro ogni liberalizzazione. Come amministrazione comunale aspettiamo la direttiva da parte del Ministro dell'Interno per poterla applicare e riuscire magari finalmente a chiuderlo, quello che oggi non è possibile fare. Il tema sempre delicato dei FAS, questa volta parliamo di no FAS perché partiranno i lavori per una nuova condotta d'acqua. Acqua potabile senza PFAS. Tra i primi interventi di emergenza della regione c'è la nuova condotta che dalla centrale di Madonna di Lonigo si collegherà con i nuovissimi pozzi d'acqua di Belfiore nel Veronese. L'apertura dei cantieri di queste opere è prevista entro fine maggio ed è finanziata con fondi del Ministero dell'Ambiente. La nuova centrale dell'acqua di Belfiore produrrà una media di 250 litri al secondo. Verrà costruita su un'area di 4 ettari in aperta campagna e avrà 6 pozzi di attingimento dalle falde. La condotta di collegamento con Lonigo sarà costruita in 3 stralci, per i quali sono già state concluse le procedure di gara. Ricordiamo che il commissario delegato all'emergenza PFAS ha stabilito in circa 57 milioni di euro l'importo delle opere emergenziali e in quasi 121 milioni quello per le opere urgenti, per ridare acqua potabile di qualità nei comuni vicentini e veneti colpiti dall'emergenza PFAS. E adesso vediamo le altre notizie di cronaca da Vicenza e provincia. Schio, quando la burocrazia aiuta i ladri. Si erano presentati qualche settimana fa in una ditta di materie plastiche interessati ad acquistare 1160 kg di alluminio. Combinato l'affare per 1250 euro circa, due uomini croati di 34 e 30 anni hanno caricato il camion e mentre il venditore si allontanava per compilare dei moduli, sono scappati con il carico. Dalle indagini sono risultati entrambi disoccupati e gravati da pregiudizi di polizia e sono stati denunciati per truffa. 90 Vicentina, controllo antidroga dei carabinieri all'istituto professionale Masotto, con un cane addestrato dai colleghi del nucleo di Torreglia. Un 17enne, residente a Barbarano Mossano, è stato sorpreso nell'atto di lanciare dalla finestra della classe un piccolo involucro di mista, tabacco e marijuana mescolate. È stato segnalato alla prefettura per il procedimento che prevede anche la sospensione dei documenti per l'espatrio e della patente. Denunciato alla procura dei minorenni, un 16enne di Sossano per interruzione di pubblico servizio, sorpreso mentre stava avvisando via WhatsApp altri studenti dell'istituto della presenza dei carabinieri.
Vicenza, un 35enne liberiano è stato arrestato 9 anni dopo aver sfregiato con l'acido 3 tunisini in Campo Marzo. L'aggressione si verificò nell'ottobre del 2010 per un regolamento di conti tra bande concorrenti nel traffico e nello spaccio di droga. L'uomo aveva già diversi precedenti ed è stato scovato dalla polizia in un appartamento di Caselle di Selvazzano, nel Padovano, e portato subito in carcere. Deve scontare 7 anni e 7 mesi per lesioni aggravate. Rete Veneta è sempre più vicina a voi telespettatori anche su Facebook con il gruppo Amici di Rete Veneta Vicenza. Gli amici di Rete Veneta, siete già tantissimi ad aver aderito al gruppo Facebook creato per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti. Vi ringraziamo, continuate a segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi porteremo la voce della community alle autorità competenti. Se non lo avete ancora fatto, siete ancora in tempo, mettete subito mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina gli amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Quando vi arriverà l'approvazione potrete scrivere, commentare e inviarci le vostre segnalazioni, perché da noi la televisione siete voi. Insomma, diventate anche voi amici di Rete Veneta Vicenza. Questa sera torna Focus 21:15 con il direttore in studio Antonio Candiello, Carlo Cardona, Vinicio Corrent, Stefano Scatolini, Alberto Villanova e Andrea Zanoni. Come sempre mandate numerosi i vostri sms. Da Vicenza è tutto, grazie come sempre per l'attenzione, a tutti voi una buona serata e arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Una temporanea rimonta dell'alta pressione favorisce condizioni nel complesso ben soleggiate sul Triveneto, con un po' di variabilità diurna sui rilievi e qualche fenomeno non escluso. Tuttavia, sul finire del giorno, un nuovo cedimento barico oltre Alpe determinerà il passaggio di una rapida perturbazione che porterà le prime piogge in nottata. Temperature in rialzo nei valori diurni, venti mediamente orientali, da ovest-sud-ovest in quota, mare poco mosso. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it